Grazie molte per queste parole, per questo premio, per questa iniziativa. La prego, Petri, di superare il suo proverbiale sgarbo, mi scusi, no, con uno sgarbo, cioè l'autorizzo a avventarsi sul microfono allo scadere dei due minuti, perché sa, un giornalista, un microfono e una platea sono una condizione un po' pericolosa per i tempi, soprattutto per uno cattolico che è abituato ai sermoni, quindi per oggi non è domenica. E non aggiungo molto a ciò che è stato detto prima, penso anche alle parole molto belle e coraggiose di Niccolò Govoni. Io ci ho messo un anno, avevo un anno di tempo per preparare questi due minuti, Niccolò me ne ha tolte un minuto e mezzo, a proposito di Libia e non solo di Libia. Volevo dire però una cosa importante sulla libertà di stampa e farvi anche una piccola confidenza. Quando mi è stato l'anno scorso comunicato l'assegnazione di questo premio, qualcuno, diciamo qualche amico, anche particolarmente entusiasta, io sono uno di quelli che dice che bisogna guardarsi sì dagli avversari e dai nemici, ma qualche volta anche dall'entusiasmo degli amici, diceva: ma sei sicuro di accettare questo premio da parte anche di istituzioni che tante volte ti trovi anche a criticare, a mettere un po' anche all'indice? E io non ho mai avuto esitazione, perché questo premio dedicato alla libertà di stampa non può essere un premio solo mio o di altri giornalisti, perché la libertà di stampa io penso che sia un bene comune, un po' come l'acqua e il pane. Pensate che in alcuni paesi è tassata esattamente come il pane l'informazione. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io sono un giornalista libero, o almeno provo ad esserlo, lo devo naturalmente alla mia testata, al mio direttore, al mio editore, ma lo devo anche a un sistema, un'istituzione paese che tante volte mi trovo a criticare, ma a cui devo riconoscere una grande capacità di capire per tempo una serie di problemi. Prima di venire qui sentivo, prima si parlava di Malta, un collega maltese che recentemente ha dovuto lasciare la sua terra, la sua isola, per stare in una località protetta in un'altra città europea, e mi diceva: pensa come siete fortunati voi in Italia ad avere forze di polizia. Io ringrazio il prefetto Rizzi qui presente e le altre forze dell'ordine. Tra l'altro il prefetto si occupa di un osservatorio in costante relazione con l'ordine dei giornalisti e si occupa proprio di avvertire per tempo una serie di minacce. Io per primo devo dire, l'ha capito prima la polizia, io non mi ero accorto di quello che stava capitando. Io credo che questa sia un'eccellenza italiana, perché per un giornalismo libero servono anche istituzioni libere, e delle istituzioni che si occupano di tutelare dei giornalisti che talvolta possono essere scomodi anche per quelle stesse istituzioni sono, credo, una rappresentazione plastica della maturità di una democrazia. Per cui, ecco, io vorrei condividere con loro una parte di questo premio e anche con le fonti che non citiamo e che non possiamo citare tante volte e che rischiano la vita. Essere fonte di giornalisti in paesi come la Libia, in paesi come la Bielorussia, in Afghanistan, non è molto facile, non è assolutamente facile, non è facile neanche essere fonti in Italia tante volte. Ecco, io penso che in fondo un giornalista è uno che mette a servizio la propria esperienza, le proprie dita per raccontare qualcosa. E se noi non tremiamo quando delle volte c'è da tremare, come diceva Daphne Caruana Galizia, di la verità anche se la tua voce trema. A me capita delle volte che non trema solo la voce, però ecco, il merito è anche di queste istituzioni che ci consentono, grazie davvero a loro, di poter camminare e scrivere in tranquillità e serenità. Perciò grazie.